vic, sulla teca sin amico, e tu volte per quartiera, ando sola non sapevo, ma se vede tutto riesco, e sarà buona finestra, e capisci com'è bella la città e Boulle Chanel. Com'è bella, com'è bella la città e Boulle Chanel. Com'è bella, com'è bella la città e Boulle Chanel. Mi dispiace solamente che l'orgoglio che sta gente si mortifica ogni giorno, buona mano che fa niente, che non te ne ha coscienza e non te ne ha rispetto. Piglia suona quando a sera rindolietta sono presentato perché c'è questa cosa che mi piace a me, e ti dico che ti faccio un commesso a San Pietro, cioè San Pietro che stanno cenando la pizza con anni, la pizza che non mi mangio, la differenza fra cioè San Gennaretto qual è? Cioè dimmi è che San Gennaro una volta l'anno fa questo grande miracolo di sciogliere il sangue. Io nella mia pizzeria faccio un miracolo tutti i giorni, un miracolo di San Gennaro. È una cosa che non si può spiegare, ma si deve provare. Cioè, che è vero. Perché mo che la provi, tu ti rendi conto, mi ci morto veramente, sono in cielo, sono in terra, non mi trovo. Il lievito madre, è così che si chiama? È un lievito madre che io lo porto avanti da quando faccio questo lavoro. Però ha tantissimi anni. Infatti si chiama Miracolo di San Gennaro, di San vero? Sì. Con pomodoro San Marzano, mozzarella di bufala. E ci ha messo anche stracciatella, formaggio Gran Vulcano, basilico, olio extravergine di oliva. Sì. Io ho scelto il vestito di Pulcinella, come vedi questo è nero. Perché è nero? Pulcinella è bianco. E infatti? Se torniamo indietro, poi ho scelto Pulcinella perché avevo un mio fratello. Da piccolo mia madre ogni anno lo vesteva da Pulcinella per carnevale. Lui è morto e io in onore a lui porterò questo vestito. Bene, una cosa molto bella questa. E noi vi consegniamo un piccolo ricordino, ma non è ancora finita perché c'è il web che vi darà ragione o meno. Ciao ragazzi. Ciao, buonasera a tutti, grazie. A tutti. Grandi.